Passiamo al nostro approfondimento, dalle novità per l'editoria, le aperture di Beppe Grillo fino ai risultati del Consiglio europeo con la nomina di Juncker alla presidenza della Commissione. Questi sono i temi affrontati nell'intervista di Alessandro Marenzi al sottosegretario all'economia Luca Lotti a margine del Premio internazionale di giornalismo che si svolge ad Ischia. Vi lascio con questa lunga intervista e ci rivediamo alle 22.30. A dopo. Siamo qui nella cornice del premio Ischia, premio internazionale di giornalismo, una ottima occasione per un incontro col sottosegretario Luca Lotti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'editoria. Benvenuto Lotti. Buonasera, grazie. Allora Lotti, cominciamo poi dall'editoria, ma è un discorso di grande attualità. Nei giorni scorsi è stato sbloccato il fondo straordinario per l'editoria, detta in soldoni, sono provvedimenti che permetteranno di stabilizzare il lavoro nel mondo del giornalismo, con una serie di interventi che vanno da prepensionamenti in cambio di nuove assunzioni, che vanno da sgravi fiscali per chi assume a tempo determinato e determinato, e anche una sorta di salario minimo di cui poi magari parliamo. Queste idee possono essere un germe, un antipasto di quello che vedremo più in generale nel Jobs Act, cioè cose che potranno valere anche più in generale? Allora, certamente si tratta di un provvedimento innovativo e allo stesso tempo rivoluzionario, mi piace definirlo così. Scherzandoci su, un piccolo Job Act dell'editoria, possiamo definirlo in questo modo, perché appunto, come lei ha detto bene, abbiamo messo insieme delle risorse per dare una mano alle società che sono in crisi, alle aziende che sono in crisi, ma vincolandole allo stesso tempo all'assunzione di nuovi giornalisti e vincolandolo anche nel numero. Ogni 3 prepensionamenti è obbligatorio assumere una persona, assumere un nuovo giornalista. Una staffetta generazionale. Esatto, anche una staffetta generazionale. E credo che questa sia una direzione verso la quale... È un cambio verso, diciamo, mi piace definirlo così, un cambio verso rispetto anche all'impostazione del passato. Potrebbero essere idee che vedremo, diciamo, in un contesto più generale. Questo dovremmo domandarlo al ministro Poletti. Certo è che, per esempio, va nella stessa direzione del decreto della pubblica amministrazione presentato dal ministro Madia, perché anche qui se tu usi il prepensionamento e esci dal mondo del lavoro, non puoi essere riassunto dallo stesso editore con un altro contratto. È un modo per poter dare una mano a tutti quei ragazzi che vivono come un soffitto di cristallo l'ingresso nel mondo del lavoro, per molti giornalisti che possono in questo modo avere accesso diretto al mondo del lavoro. Per non parlare poi degli sgravi del 100% se assumi a tempo indeterminato e del 50% se assumi invece a tempo determinato. Che sono provvedimenti che estesi a una platea molto più grande di lavoratori rispetto all'ambito del giornalismo, naturalmente hanno delle complicazioni. Questo dobbiamo anche domandarlo al ministro Poletti. Esatto, finanziarie differenti. Parliamo di questa sorta di salario minimo, eco compenso, sappiamo che anche la definizione è un po' dibattuta. In sostanza i giornalisti freelance, che sappiamo spesso vengono pagati pochi euro anche a pezzo nei casi peggiori, adesso hanno un minimo sostanzialmente che può essere appunto 250 euro al mese. Si è detto, caspita, ma è troppo poco, che salario minimo è 250 euro al mese. In realtà questo non è un provvedimento del decreto legge che abbiamo firmato ieri, questo è una decisione della commissione all'interno della quale il governo e il sottosegretario all'editoria è più o meno l'arbitro. La domanda però mi è utile e la ringrazio perché possiamo fare finalmente un po' di chiarezza. Intanto nella definizione, a me, e l'ho detto, ho avuto modo di dirlo quando mi è stata data l'opportunità, non mi piace chiamarlo eco compenso, ma compenso minimo garantito. Perché? Perché da oggi, con quella decisione della Commissione, non si potrà più andare sotto i 20 euro per 1600 battute. È poco, sì, ma a mio modo di vedere è anche un risultato dal quale si parte, è un punto di partenza. Dati dell'Ordine dei giornalisti dicevano che 1600 battute oggi venivano pagate 2, 3, 4 o al massimo 5 euro. Da oggi non si potrà più pagare meno di 20 euro 1600 battute. E credo che possiamo considerarlo un buon punto di partenza. Però è un punto di partenza, diciamo, perché in tutti questi dibattiti su salario minimo garantito, chiamiamolo come vogliamo, il fatto che sia poi troppo basso diventa poi un argomento, quasi una lama a doppio taglio, perché si dice sì, non si può andare sotto, ma è veramente poco. Ripeto, oggi erano 5, 5 euro ogni 1600 battute. Partire da 20 mi sembra un buon punto di partenza.
A settembre vi siete dati appuntamento per una riforma più generale, stampa, televisione, agenzie. Ci può dare brevissimamente alcuni punti su cui già si può sapere che si andrà a lavorare? Ci siamo resi conto che è opportuno mettere a posto un po' di cose anche nel settore A dei giornali, e quindi dei contributi diretti, B delle agenzie. Lo faremo da settembre in poi, stiamo studiando perché non possiamo nascere imparati, come si dice, e a settembre però secondo me ne vedremo delle belle. Parliamo anche di contesti più generali che esulano un po' dall'editoria ma che riguardano l'attività di governo. Stiamo vedendo in questi giorni, che sono molto importanti per le riforme in Italia e in Europa, aperture di Grillo, aperture di Angela Merkel. C'è da fidarsi da parte vostra del governo, da entrambe le parti? Sono due aperture totalmente diverse. Totalmente diverse, totalmente però diverse. Sono due aperture. No, una flessibilità alta sulle riforme. Sull'apertura della Merkel, il Presidente sta rientrando da Bruxelles proprio oggi. Ci siamo candidati, abbiamo fatto una campagna elettorale con lo slogan "Cambia verso all'Europa", cambiamo verso all'Europa. Credo che questo sia già un primo risultato del buon risultato elettorale che abbiamo ottenuto con le elezioni europee. Siamo andati a Bruxelles, vogliamo andare a Bruxelles non per parlare solo di noi ma per parlare di politiche. Questa apertura, che, alla quale credo, da parte della cancelliera Merkel, credo sia già un primo risultato al quale mi auguro poi possano proseguire tanti altri fatti. Sappiamo la designazione alla presidenza di Juncker, che è notizia di oggi. Renzi va detto, non basta naturalmente il nome, bisogna anche vedere poi che piattaforma c'è sotto. Alla fine il punto di caduta è stato miglior utilizzo possibile della flessibilità esistente in cambio di riforme strutturali. Basta? E poi volevo il suo giudizio su questa nomina di Juncker avvenuta senza l'Inghilterra. Non ho letto il testo che è uscito perché è cosa di qualche minuto fa. Basta, non basta, però è già un altro punto di partenza, perché anche lì fino a ieri l'Italia non veniva considerata o veniva considerata poco nel panorama europeo. Credo che da oggi si possa parlare di un intervento dell'Italia. Anche su questo mi piace sottolineare come noi non siamo andati a Bruxelles a parlare di nomi, ma siamo andati a parlare di politiche, di contenuti concreti, e questo è già uno dei primi risultati che possiamo dire di aver portato a casa. È evidente, basta, no, non è poco, è solo l'inizio, ma siamo solo all'inizio. Veniamo all'apertura invece del Movimento 5 Grillo. Stelle, perché Grillo, allora sappiamo, fare le riforme con Berlusconi non è semplice, non da tutte le parti intendo, perché sono delle posizioni che storicamente anche sono state lontane, c'è il patto del Nazareno che però ancora in qualche modo regge, però sappiamo il futuro è complicato per vari motivi. Si può cambiare forno oppure è una bizzarria giornalistica che non sta in cielo né in terra? Cambiare forno non lo so, Grillo si è svegliato un po' tardi, però ci fa piacere che abbia voglia oggi di sedersi al tavolo insieme a noi, perché come abbiamo sempre detto le regole del gioco si cambiano tutti insieme. Si cambiano tutti insieme, e se Grillo vuol sedersi al tavolo delle regole del gioco noi siamo ben lieti, e credo lo abbia testimoniato il nostro segretario del partito Matteo Renzi due giorni fa nello streaming insieme ai deputati 5 Stelle. È chiaro, c'è un punto di partenza dal quale noi non veniamo meno, nel senso abbiamo fatto un accordo, abbiamo iniziato a discutere con altri partiti, Forza Italia uno di questi, il patto del Nazareno al quale lei faceva riferimento ne è l'esempio tangibile. Se ci saranno le possibilità, abbiamo ascoltato i 5 Stelle, ci rivedremo con loro, se ci saranno le possibilità la porta non la chiudiamo a nessuno. Diciamo, il forno resta lo stesso, ma si può cucinare un pane anche un po' diverso. Mettiamola così. È una provocazione quella di chi, cito Giachetti, che è l'ultimo che l'ha detto, se non si riesce a riformare il Senato, cioè a fare le grandi riforme costituzionali che sono connaturate all'esperienza di governo di questo governo, tanto vale andare a votare. Senza Senato si va a votare? Io non voglio contraddire il mio amico Bobo. Mi piace però pensare che ce la faremo a cambiare il Senato. Ce la faremo con la riforma del Senato. Abbiamo approvato un testo in commissione, arriverà tra poco in aula. Io sono fiducioso, ripeto, non voglio contraddire il mio amico Bobo, ma sono molto fiducioso che questa riforma vada in porto. Allora, su questo ci fermiamo, ringraziamo il sottosegretario Lotti per essere stati. Grazie a voi.